Ciao, bentornati sul canale con una nuova escursione. Io sono ufficialmente in ferie e posso quindi permettermi di fare qualche chilometro in più sulle gambe rispetto alle ultime uscite che vi ho portato. Appunto, non sono stanca per il lavoro e non devo nemmeno preservarmi per la nuova settimana lavorativa, per cui ottimo. Oggi siamo su un percorso ad anello tra i comuni di Budoia e Polcenigo. L'auto l'ho lasciata in un parcheggio in via Cialata a Budoia. All'andata seguirò quello che è il sentiero naturalistico Gor o Troide Gor, un pochino più selvaggio, mentre al ritorno percorrerò il sentiero dei Colli di Santa Lucia, un pochino più panoramico. Il totale sulla carta almeno è di circa 7 km e mezzo per sempre circa 200 metri di dislivello, ma per i dati ufficiali vi rimando a fine video con il classico riassunto di Relive, oppure in descrizione potete aprire la traccia GPS su Komoot e vedere appunto quali sono i punti che toccherò. Piccola nota, l'area è una zona umida, per cui d'estate mettete in conto appunto che ci sarà parecchia umidità e anche molte zanzare. In più il sentiero può essere scivoloso, anche se ha piovuto da un po' di tempo, perché appunto non ci batte il sole e non asciuga bene. Il sentiero, come vi dicevo, costeggia praticamente per la prima parte il rio Gor, che è l'unico che è stato molto importante per l'abitato di Budoia, perché è l'unico corso d'acqua perenne del paese, fondamentale in particolare nel passato perché rappresentava una fonte continua d'acqua in ogni periodo dell'anno. Qui mi sembra di essere dentro a Jurassic Park. Ogni tanto vengo abbagliata dalla luce, ma proseguiamo. Il sentiero in ogni caso è ben segnalato e curato, passa in mezzo alla vegetazione, come vedete anche dalle clip precedenti, e siamo sullo stile foresta tropicale. Vi ho detto appunto che ricorda abbastanza quello che è Jurassic Park come ambientazione, tantissime felci, eccetera. Siamo in mezzo a risorgive, cascatelle, ci sono tanti ponticelli da superare. E abbiamo anche alcune sculture in legno e ci sono dei cartelli con delle indicazioni a livello di botanica e di zoologia per quanto riguarda la zona. Per quanto riguarda la parte botanica, troviamo numerose specie di felci, alcune anche rare. Vi lascio anche con una piccola curiosità, perché le felci sono tra le specie botaniche più antiche. Anche dal punto di vista geologico c'è qualcosa di interessante, ovvero le formazioni di travertino, che sono fatte appunto di una questa tipo di roccia porosa che si forma in presenza di acque agitate ricche di calcare e sostanza organica. Per quanto riguarda la fauna, questo è l'habitat perfetto per gli anfibi. Recentemente è tornato anche il gambero di fiume, specie piuttosto rara che si nasconde nel rio. E non mancano i mammiferi come caprioli, cinghiali, volpi, tassi, eccetera. Io ho poca speranza di vedere qualcosa perché mi precede una coppia con dei cani che spaventeranno qualsiasi essere vivente presente in un raggio di qualche chilometro, probabilmente, per cui purtroppo non vedrò niente, quasi, sono quasi sicura. Il borgo di Polcenigo si raggiunge abbastanza facilmente, appunto bisogna stare attenti in alcuni punti di non scivolare semplicemente e consiglio sempre io le scarpe in Gore-Tex per appunto quando avete sentieri in cui sicuramente avete i piedi nell'acqua. Adesso vi giro e vi faccio vedere due opzioni per eventualmente allungare il percorso e farlo anche di una giornata intera. Allora, una volta che arrivate sull'asfalto, andando verso destra, quindi laggiù in fondo c'è il cartello con scritto Range, andate verso le sorgenti del Gorgazzo, che sono altamente scenografiche se c'è acqua e lì avete anche la possibilità di fermarvi a mangiare. Andando verso sinistra, invece, andate verso... Intanto qua avete una piccola area picnic con qualche tavolino e qualche panchina dove io ho approfittato per fare merenda.
Mentre proseguendo, passate per il centro di quello che è uno dei borghi più belli d'Italia, dove potete fermarvi per un pranzo, un aperitivo o per un semplice gelato, consigliatissimo, provato. Proseguendo invece si può arrivare al Parco di San Floriano o all'area della sorgente della Santissima e del Palo di Livenza, che peraltro è patrimonio UNESCO. E se siete interessati trovate il video sulla I in alto a destra. Io però, conoscendo già la zona, torno indietro e concludo l'anello, diciamo, attraverso i colli di Santa Lucia, dai quali sembrerebbero esserci degli interessanti scorci panoramici. Vedremo. Intanto si sale, cosa che per un sentiero panoramico non è decisamente una brutta cosa, per cui ottimo. All'inizio vi avevo detto che è per tutti, non è esattamente così, nel senso, o meglio, è per tutti il tratto che ho fatto fino a Polcenigo, da Budoia a Polcenigo, non è per tutti decisamente il tratto di salita che ho fatto almeno finora, che è praticamente penso tutto il dislivello che farò da Polcenigo fino appunto al Col delle Razze, sostanzialmente ci sono quasi. Sentiero sconnesso, piuttosto difficile, tante roccette e bello pendente, penso appunto di essermi fatta tutto il dislivello possibile lì, infatti sto grondando di sudore. Questa è la situazione che mi trovo davanti. Io volevo salire al Col Pizzoc, ma non è possibile. In teoria il sentiero prosegue di là, ma è pieno di vegetazione e non ce la si fa. Per cui adesso torno indietro un pezzetto e lo circumnavigo sostanzialmente. Avendo saltato sia il Col delle Razze sia il Col Pizzoc, vi consiglio di prendere il sentiero che passa dalla chiesetta di Santa Lucia al colle mi pare. Qui vedete che un pochino si apre la vegetazione e vi dico che la chiesetta è un esempio di arte romanica del XIII secolo e c'è effettivamente un bel panorama su quella che è la pianura che appunto sta sotto i colli, quindi da Budoia in giù. Io ora sto tornando verso l'auto. A breve mi ricongiungerò con il sentiero, che è il primo pezzettino di sentiero che ho fatto all'inizio proprio. Ti lascio ovviamente scorrere come al solito il video riassuntivo di Relive e nel frattempo ti ricordo di lasciare un like e un commento se il video ti è stato utile. Per sostenere in maniera diretta il canale puoi abbonarti a meno di un caffè al mese, ottenendo ovviamente anche dei vantaggi come l'accesso anticipato ai video. Oppure puoi fare una donazione a piacere cliccando sul tasto grazie che ci trovi sotto al video. Non dovrebbe essere difficile scovarlo. Se non sei iscritto, iscriviti al canale e attiva anche la campanella per non perderti appunto i prossimi video che pubblicherò. E se vuoi seguirmi in diretta nelle mie avventure, c'ho il fiatone. Ci sono i link ovviamente a tutti i miei social qua sotto in descrizione insieme a quello della traccia di Komoot. Non mi resta che darvi appuntamento alla settimana prossima con un nuovo video e dirti, come al solito, have a nice life!